Quella zona lì, la zona che prima di Atietri era il campo Rom e il campo dei giostrai, che hanno costruito le nostre case. Quindi era una parte, diciamo, morta del quartiere di Novi. Non lo conosceva nessuno, nemmeno sulla mappatura del comune di Firenze, nessuno aveva la vera via. I primi scontri sono stati proprio le luci, la luminosità, perché era una È come si piazza parlava prima, no? buia, Una piazza buia praticamente. poi fa proliferare la delinquenza e la violenza. Esattamente. Non esisteva la fermata dell'autobus, quindi anche per accedere ai supermercati, per bambine andare a scuola, era proprio dimenticati da tutti, Abbandonati da abbandonati. tutti. Ci hanno dato queste case nuove in mezzo ai mezzi. Senti, scusami se ritorno su una questione un po' tecnica, ma so di per certo che la ditta costruttrice era la Baldassini e Tognozzi, giusto? Esatto, Una dei più grandi. truffatore da Sì, che poi sono falliti, c'è Firenze. mille Sì, questioni. Che erano l'assegnazione delle case, era stata data su 120 case, mi sembra, qualcosa in più, 140 case, 86 era edilizia popolare, mentre le altre 60 erano di edilizia privata. Venivano vendute anche da. Avete riscontrato differenza tra la maniera di costruire gli appartamenti dell'edilizia popolare? certo, allora apparentemente se le guardi sono identiche, identiche, sembrano lo specchio una dell'altra, però purtroppo nelle nostre case ci sono tipo i sanitari più scarsi, gli accessori sono veramente Hanno proprio risparmiato sulle risparmiato, cose, sulle sì, finiture, su diciamo tutte le così. finiture hanno parecchio risparmiato, sicuramente. Non so che voi ad oggi avete dei problemi con la Caritas. Prima era, nel 2004 era già un problema. Allora, nel 2004 sì, la Caritas esisteva, ma era poco aperta, quindi facevano sempre tutti i giorni il pranzo, ma gli utenti che andavano alla Caritas erano pochi rispetto a quelli che ci sono Erano una oggi. settantina di Sì, pranzi, saranno, una so, settantina di forse a pranzi, esagerare massimo. 100 persone, ma io credo nemmeno, no? Fino a che invece arrivare A oggi che oggi, che si siamo, parla già più di 500 pasti al giorno. per l'amor di Dio, Quindi, immagino i vicini o di persone più o meno pericolose che ci possono essere. Il campo Rom che mi stavi dicendo dianzi, già l'assessore Mattei in un primo momento era riuscito a sgomberare, mi sembra di ricordarmi, allora sì, giusto? allora questo era di proprietà di Nucci, questo campo che prima era insediato dai Rom, ci Dai stavano i Rom. Rom, fecero le case popolari e l'altra costruzione li mandarono via. Poi piano piano hanno ricominciato con quelli che andavano a mangiare alla carica, cominciarono a rioccupare il campo e ci fu un insediamento sempre di extracomunitari. Sì, no, ricordavo male io, il primo fu l'assessore Cioni. Primo Il primo fu l'assessore, l'assessore Cioni che fece il primo il sgombero, primo che è sgombero, successo subito fresco fresco, perché sì, dopo 3 mesi che voi stavate lì. tipo sì, un annetto, non si Ah, sa quando è ok. successo che fece il primo sgombero. Poi dopo un paio d'anni con la nuova giunta La di giunta Renzi. Renzi, che il signor Renzi stava diventando sindaco, il mese prima il signor Renzi stava diventando sindaco, la prima volta non si è visto Renzi, Mattei e i vari suoi scagnozzi, e Mattei, poi intorno a Mattei c'è stato poi lo c'è scandalo stato un bello grosso, quello scandalo. scandalo, se vi ricordate, delle famose escort al Mediterraneo. Però Esatto. non siamo qui a parlare delle relazioni sessuali che può avere il signor Mattei, può aver avuto il signor Mattei, certo la voglia gli è passata, però per modo di dire. E lì ci fecero un sacco di promesse che, vedendo la situazione in degrado, chiedendo chiaramente voti, ci fecero promesse e fecero il secondo sgombero in Che allora questo quindi in un primo campo. momento rispettarono le promesse, perché fece il secondo sgombero, che i Rom andati via dopo, Sì, dopo il primo sgombero da parte dell'assessore ai traffici Cioni, nel 2009, appunto, subito dopo essere eletto, subentrava Matteo, sì. l'assessore Mattei ha eseguito il secondo sgombero. Dopo di questo, il Fine. vuoto totale. Il vuoto totale, cioè non si sono proprio più visti. Non si Se sono più Cristina non fatti, ci sono. noi si sono cercati tante volte e si sono negati sempre.
mi hanno sempre negato anche la possibilità di avere un incontro istituzionale. E da questo si denota appunto che determinati tipi di partiti sono buoni soltanto in campagna elettorale. Poi addirittura ora ultimamente è uscito anche creato un'unione, ma non si può parlare, magari ne parleremo prossimamente. Però tornando a noi, Cristina, se è vero che il campo Rom nel 2009 iniziale il problema, subentrarono altri tipi di problemi, perché è vero che l'assessore Cioni subito nel 2005, quando subito dopo avervi dato le chiavi, vi ha dato un'illuminazione decenti, vi ha dato una fermata della tranvia e ha appunto e ha provveduto nell'immediato sgombero del campo abusivo. Se poi con la giunta Renzi e l'assessore Mattei è stato eseguito il secondo sgombero, sono arrivati tanti altri problemi, dovuti in parte a una politica interna e estera italiana che ha fatto sì che, come si diceva di anzi, come dicevamo prima, scusate, queste calate toscane ogni tanto mescano fuori, io non ci posso fare nulla, ha fatto sì che i pasti da 100 al giorno diventassero 500. Questo è aberrante. Te, da come ti parlava prima, davi una colpa, c'è una certa dose di colpa a questa immigrazione sfrontata che sta affliggendo il nostro paese. Sì, io do colpa di migrazione sfrontata, ma è ancora di più. Sfrenata, scusate. Sì, sì, è sfrontata perché non hanno limiti. Ma no, perché non hanno limiti? Perché i nostri politici fanno in modo che nessuno deve rispettare certe regole. Tutti fanno quello che vogliono e glielo lasciano far fare. Punto. Lasciano... Davanti alla carta, scusa, c'è spaccio. Davanti alla Caritas fanno, giocano a dadi di soldi, davanti alla Caritas... gioco d'azzardo, droga poi? Droga, e fanno i suoi bisogni davanti a noi tutto. Gestiscono anche... prostituzione, tutto, agli occhi della luce del giorno, giorno e notte, tutti lo sanno le istituzioni, lo sanno polizia, carabinieri, e nessuno può fare nulla, perché... E hanno pure paura. E hanno anche paura, perché l'input di questo... comune o comunque so chi, il signor Renzi, che l'hanno dato presidente di quartiere, presidente di quartiere sotto sempre di loro, dice se no siamo razzisti. Quello il Balli, presidente del Q5, quante volte l'avete visto? Il Balli, presidente del quartiere 5, tutte le volte che mi ha visto, ci ha mandato, io gli altri signori fanno parte di me come la professione, ha terrore di via Pietri, sente parlare di via Pietri scappa. No, poi la sua personalità è molto forte, Cristian, quindi immagino che appunto un po' di timore tu gliel'abbia inculcato, perché non è timore nel senso di fa paura perché è brutta, anzi è pure una bella donna. Però quando si arrabbia, prima mi ha fatto uno sfogo personale, io accanto mi faceva quasi quasi paura. Comunque, non si è mai visto, quindi. A livello istituzionale, l'ha visto te in forma privata e quando sente parlare di aprire si aprirà. Anche perché voi, come comitato di autogestione delle case popolari, avete fatto richiesta di avere un incontro istituzionale e addirittura mi hai portato il foglio protocollato. Quindi il foglio è protocollato dal comitato in cui si richiede addirittura protocollato il 9 marzo del 2016 al presidente quartiere del quartiere 5 di Firenze. Oggetto, richiesta di un incontro pubblico con la presente, i cittadini del quartiere 5 richiedono un incontro con presidente di quartiere, presidente quadrifoglio, questore, forza dell'ordine, assessore Gianassi, assessore Bettini, assessore Funaro. In attesa di questo incontro porgiamo cordiali saluti. Ora, voi avete fatto un incontro per tutelare quella che è la vostra pelle, quella che è il vostro star bene fisico, perché a vivere in sudicio e ci si respira male, poi dopo casi di scabbia, è appunto una sequela di cose, di incontrare per questo il quadrifoglio, questore, come dicevamo prima, per la vostra pelle, per la pelle dei vostri figli, dei vostri nipoti, eccetera, eccetera,
l'assessore comunale, perché è l'assessore alla casa, ci mancherebbe, la Bettini per il verde, il verde pubblico, quindi adesso, chissà che, quindi istituzioni, se ci siete battete un colpo, per di più che voi avete fatto una delibera comunale in cui cosa veniva detto questa delibera comunale? Che le case di Via Pietri, il giardino di Via Pietri, doveva essere chiuso con un cancello. Io in mano, mi ha portato anche l'estratto della delibera, che l'11 dicembre del 2015 voi avete dato in delibera comunale il via all'inizio dei lavori di Via Pietri. Sono mai iniziati i lavori per la costruzione del cancello? Non si sa nemmeno più niente, perché io sto cercando l'assessore Bettini e l'assessore Bettini mi manda un messaggino e mi dice ti richiamo dopo, e dopo non è mai avvenuto. E poi l'ingegnere alla Cristina gli dice che fino a che non gli arrivano sordi, e lui un po' di certo prende la dita, quindi muovetevi perché questa gente ne ha bisogno. Cristina, vuoi farci te una richiesta ufficiale nel caso in cui le istituzioni ci stiano ascoltando in questo momento? La richiesta ufficiale non è che noi, perché viviamo nelle case popolari, pensate di averci dato due mura, no? Tra l'altro si paga anche l'affitto, si paga un bel condominio. Povertà non è sinonimo di non dignità, siamo delle persone dignitose, oneste, e si rispetta le regole e vogliamo gli stessi diritti che hanno tutto il resto delle persone che non rispettano le regole. Perché poi andiamo magari accanto a questa casa popolare di Via Pietri a un'occupazione abusiva gestita appunto dal cugino della Funaro. Dici qualcosa? Via dei Cori è da anni occupato da Bargellini, con tutti i rom che nessuno lavora, e questo ve lo metto per iscritto, nessuno lavora, fanno una bella vita, hanno luce, acqua, addirittura la sala per le incisioni, mettono musica, fanno le grigliate, e nessuno, mai nessuno, si permette di andare a fare una volta che provate a staccare la luce, mezz'ora dopo hanno riattaccato la luce, e questo è quanto. Va bene, sentiamo questi erano in Nirvana con Pompe Sivale. Come as you are, as you were, as I